15.01, bentornati a Occupy DJ, pronti per una nuova puntata. Io sono sempre Valentina e lui è Alejandrone. Perché ragazzi? Perché ci stiamo un po' adattando al clima autunnale che non ci lascia più scampo. E oggi Alessandro cosa pensa di fare? Ha mangiato a pranzo brasato e polenta. Ma vi dirò di più, perché ieri sera si è concesso un bel piatto di... Frico, ma adesso basta. Non sapevo neanche cosa fosse, un piatto friulano. Un piatto friulano buonissimo, a base di formaggio, patate, e ieri c'era pure cipolla. Quindi ci è andato leggerissimo. Sto mettendo su. Fai vedere. Sto iniziando a mettere su già lo strato per l'inverno. Sì, vestiti prima mantra, poco posso iniziare a mettere, guarda qua. Vabbè, per oggi puntata ricca, quindi mi raccomando, belli svegli, perché abbiamo come primo ospite Claudio Zagarini, che è un regista di videoclip musicali. E poi abbiamo il gruppo di musica indipendente Fast Animals and Slow Kids, che viene a trovarci per promuovere il suo nuovo album Alaska. Esatto, che è uscito il 3 di ottobre. Adesso. Noi invece siamo pronti per la nuova rubrica, che ormai è sdoganata, che si chiama Segreteria Telefonica. E con leggerezza da cigni ci siamo seduti per presentarvi la nuova rubrica telefonica Segreteria Telefonica, che in realtà consiste nel lasciare un messaggio al nostro numero di WhatsApp 342-8795-900, esatto. Ti odio. Questi messaggi vocali diventeranno nostri tema di puntata. Quindi mi raccomando, visto che ve lo stiamo chiedendo da un po' di settimane, continuate a farlo perché abbiamo bisogno del vostro contributo. Ascoltiamo quello di oggi. Occupa DJ, sono in pausa pranzo, mi sono nascosta, sto facendo uno stage e mi stanno schiavizzando. Aiuto! Dobbiamo chiamare il telefono azzurro? Esatto! Beh, la vita da stagisti non deve essere facile, non l'ho mai fatta, quindi non so bene come si svolge, però a quanto pare le aziende se ne approfittano abbastanza, perché sì. Se non ti va bene lo stage che ti viene proposto, ci mettono un attimo a trovare un rimpiazzo. Difatti quello che siamo ormai abituati ad associare stage a prevaricazione, sfruttamento, lavoro gratis, e il paradosso è che se prima ci voleva con un curriculum riuscivi comunque a lavorare, e se no dovevi cercarti gli ammanicamenti o comunque i contatti. Adesso per lavorare gratis, nonostante ci sono bisogno di conoscenze anche i contatti, capito? E infatti sono 6 su 10 le aziende che assumono personale stagisti tramite conoscenze, quindi senza visionare un curriculum parenti di. Infatti ragazzi, bisogna iniziare ad unirsi qua, perché bisogna qualcosa si può fare. Sì, e portiamo un esempio, si chiama Stephanie Figuccio, una 25enne newyorkese che per anni ha lavorato per un'azienda anche abbastanza prestigiosa, la vediamo Eccola qua. Alle nostre spalle. La Figuccio. Lei ha lavorato per anni per la sede Armani statunitense e veniva però pagata come stagista e non come dipendente, nonostante avesse un contratto da dipendente. Esatto. Quindi è riuscita ad unire un po' di colleghi, sono sui 300 se non sbaglio, e per combattere questa lotta ha portato in tribunale appunto il grosso marchio di Armani. Un po' come una moderna Erin Brockovich. Esatto. No? Speriamo in bene, speriamo che ci riesca, perché è giusto che ognuno di noi venga pagato per il lavoro che fa. Ma adesso ci tocca anche sentire. Ci tocca, ci ragazzi. Tocca sentire l'opinione della nostra redazione, che insomma un po' di stagisti procapite. La vita da stagista l'ha passata, infatti, la nostra redazione. Andiamo a sentire cosa ne pensa. Stage, internship, tirocinio, chiamatelo come vi pare, è un'esperienza formativa nata con tutte le buone intenzioni, ma che si è snaturata nel tempo. Per molti corsi di laurea lo stage è fondamentale per ottenere i crediti necessari a laurearsi, quindi lo studente, a volte superficiale, tende ad accettare anche uno stage da portinaio, perché più o meno tutto fa crediti. Dopo la laurea, invece, sono le aziende ad approfittarne e lo stagiaire accetta tutto nella speranza di strappare un cocco pro a 300 euro a fine calvario. Ecco quindi gli stage da comico, da guardapecore e da sagrestano. Tutti hanno bisogno di stagisti, basta che siano gratis e pronti a immolarsi. Poi c'è chi lo fa davvero e dopo aver lavorato non stop per 3 giorni consecutivi ci lascia le penne. Nel 2013 sono stati oltre 300.000 tirocinanti assoldati dalle aziende italiane. Un esercito. Che sia finalmente arrivato il momento di dar vita a Occupy the Stage. Avete sentito la voce della nostra redazione, quindi unitevi stagisti di tutto il mondo, lanciamo questo appello, ma soprattutto unitevi per rispondere alla domanda del giorno, che adesso vi leggiamo. Raccontaci la peggiore esperienza di stage che hai vissuto o che ha vissuto un tuo amico. Hashtag vista vita da stagisti, la vista da stagisti dal computer, è non pessima. So cosa sia.
tipo talpa, e potete risponderci sempre ai nostri contatti su Facebook Occupy DJ, su Twitter @OccupyDJ, oppure al nostro numero di WhatsApp 342 8795 900. Così non te lo dimentichi. Lo so benissimo. Adesso invece è il momento della Tweet Parade. 4, 3, 2, 1. Alla posizione numero 5 della nostra Tweet Parade di oggi, stiamo parlando della vita da stagisti, troviamo Giada Bradi che dice: c'è talmente tanta crisi che oggi Vivaldi avrebbe composto le quattro stagiste. Prego. Alla numero 4 abbiamo insopportabile. Che poi lavorare gratis non è un problema, lo è calcolare l'IVA sulla passione. Prova a mettere tu sulla bolletta. Esatto, perché della le tasse luce, sono da pagare comunque, no? Che cafonazzi. Numero 3 troviamo Loffio che dice: ah beh, la stagista sta misurando con righello un'immagine sullo schermo per capire quanto è grande. Andiamo bene. Questo appunto ci rifacciamo al discorso di prima, che si viene assunti non per meritocrazia ma per agganci. Alla numero 2 troviamo due dita nel cuore. Il primo settembre è il giorno in cui ti rispondono alle candidature dicendoti: ammazza, sei meravigliosa, ma devi lavorare gratis. Eh sì, perché a settembre c'è poca liquidità, no? Ah sì, perché invece dicembre, giugno sono piene. Posizione numero 1 della Tweet Parade di oggi troviamo Visco Già che dice: ogni mattina in Italia una stagista si sveglia e sa che dovrà correre più veloce di un toner, altrimenti morirà. E che adesso si viene sostituiti anche dalle macchine. Vai, fotocopia. Esatto, sigla! Ci Portami rilassiamo a un passeggio. Po' adesso, Ale, perché ci guardiamo un bel video musicale che si chiama No Type di Zrmrd, che non sappiamo come si pronuncia. Questo era No Type di, come dice il nostro ufficio musicale, Rae Sremmurd, ma non ci prendiamo la responsabilità, no, per questa quindi pronuncia. Se lo conoscete come artista, lasciateci un messaggio vocale al nostro numero di WhatsApp 342 8795 900 e diteci come si pronuncia, perché noi non lo sappiamo. Dateci una mano perché ci impappiniamo. C'è un'incognita qua in studio. Zremmurd. E fra poco continuiamo di parlare di video musicali con il primo ospite di oggi, Claudio Zagarini, che appunto è un regista di videoclip musicali, specialmente rap. A fra poco. 15 e 14 minuti, siamo sempre in diretta dallo studio di Occupy DJ. Oggi stiamo parlando della vita difficile da stagisti e vi abbiamo chiesto di unirvi tutti assieme per rispondere alla nostra domanda del giorno, che è questa. Raccontaci la peggiore esperienza di stage che hai vissuto o che ha vissuto un tuo amico. Hashtag vita da stagisti. E cosa facciamo ora, Ale? E che cosa ci avete risposto voi? Ah. Vediamo un po'. Su Facebook, Alessio: è da 3 anni che salto di stage in stage da una parte e dall'altra. Poi arriva il parente della proprietaria e lo assumono. Perché? Alessio, è sempre più bravo il figlio della proprietaria, il nipote della proprietaria. Devi conoscere qualcuno anche tu per andare avanti. Alessia Marcellini invece da Facebook ci dice: unire archivi di bolle di carico facendo 6 ore al giorno la stessa procedura, sempre uguale. Sentirsi dire che quel lavoro era di competenza di un impiegato che non ne aveva mai voglia. Non mi convince. No, non ci convince tanto, perché non ti dà molta motivazione per tornare tutti i giorni al lavoro. Non c'è la motivazione. Su Facebook, Elisa Borsetto: ho fatto uno stage per 5 mesi in una galleria d'arte a Venezia. Oltre a essere sfruttata per andare a fare la spesa dalla padrona, ho dovuto cercare dei dolcetti di marzapane per Natale. Il ringraziamento è stato: grazie, ma non mi piacciono. Li vuoi tu? Ah, quindi la beffa, eh? Capito. Lo scambiare lo stagista per lo schiavetto. Peppe. Andiamo avanti, Ale. Ma ci mi stai? Piacciono le passeggiate con te, sempre. Vieni. Perché prima di accogliere il prossimo ospite, che è un regista di video musicale, Claudio Zagarini, noi ci vediamo la nostra tripletta composta da Maroon 5, Charlie XCX e Jason Derulo con 2 Chainz. Questa era la nostra tripletta con Maroon 5 con Animals, Charlie XCX con Boom Clap. Ok? E Jason Derulo con 2 Chainz Top 30. E intanto ci ha raggiunto in studio Claudio Zagarini, che con i video musicali ci lavori, no? Ciao, grazie. Ciao, benvenuto. Grazie mille di avermi invitato. È il nostro piacere. Allora, partiamo con un'intervista un po' generale, sì, per chi non ti conoscesse. Quanti anni hai? Da dove vieni? Raccontaci un po' di te. Vengo da Bolzano, ho 36 anni, faccio questo lavoro da ormai 6 anni. Regista di videoclip, specialmente rap, giusto? Principalmente hip hop dance, hip-hop perché quello dance che mi è capitato è stato realizzare più video remix per l'Europa con
vabbè, gli artisti che andremo dopo. Hai detto che vieni da Bolzano, su Tirolo, che insomma è una terra conosciuta per le mele, lo sci, le montagne, ma per quanto riguarda la creatività, no? Per sì. fare un mestiere artistico, è una bella fucina di idee? Ma sicuramente. No, ci sono tanti artisti, anche Giorgio Moroder, un grandissimo nome della musica, che arriva proprio dall'Alto Adige, poi vabbè. No, e sai cosa? Forse anche questo distacco così un po' lontano dal resto può dare questa creatività. Se tanto a contatto con persone che diverse, non so, anche dalla Germania che vengono nell'università e poi puoi parlare di tutto. Questo a livello di idee, però sì. è una regione o comunque una zona che poi mette a disposizione di chi ha queste idee le opportunità per fare dei qualcosa, mezzi, proprio, i mezzi? O ti sei dovuto appunto spostare per portare avanti il tuo lavoro? Ti dico, inizialmente io sono partito proprio da là, da Bolzano, cioè io ho lavorato doc da Bolzano. Adesso nell'ambito magari non del video musicale ma del cinema, Bolzano, l'Alto Adige, ha grandissime produzioni. Stanno venendo quasi tutti a girare, quindi sì, c'è la possibilità, si stanno creando grandissime maestranze. È venuto anche Tornatore un paio di anni fa e dovrebbe anche ritornare, e quindi sì. Buono. Allora, noi Claudio ti abbiamo invitato come rappresentante di un certo mestiere che molti dei ragazzi che ci stanno guardando da casa vorrebbero fare. Quindi come si inizia per diventare regista? Quali sono i primi passi? Realizzare video. Iniziare a proporsi agli artisti, anche quelli proprio gli emergenti, iniziare a creare questi video. Oggi abbiamo YouTube, abbiamo internet, quindi qual è il miglior mezzo di diffusione per far vedere quanto uno vale? Però dici che tocca andare a fare un lavoro di porta a porta? Beh sì, anche adesso. Cioè, nel tu hai senso, iniziato anche con oggi, amici che magari già facevano musica? Io ho iniziato con Rage e Miss Simpatia, che Rage un giorno mi dice: ah, mi fai un video? Io gli ho detto, ma sì, dai, proviamoci. Perché no? E gli ho fatto Ci sarà, che penso che sia uno dei suoi primi video. E dopo Miss Simpatia. Però sono stati loro a contattarmi inizialmente. Oggi stiamo parlando di vita da stagisti, no? Sì. Adesso che stiamo parlando un po' dei tuoi inizi, ti è capitato di fare lo stagista all'interno di questo lavoro? O di avere uno stagista. O di avere uno stagista. No. No. Sinceramente no. Ma hai iniziato subito a lavorare per conto tuo? Arrivo da un background che arrivo dal rap anch'io, sì. ho fatto album anch'io nel fine anni 90, poi ho fatto il conduttore. Anche? Sì? Di cosa? Ho fatto un programma su Italia Teen, che era di Mediaset, su Book Sky, dal 2004 al 2006 con Miss Italia. Avevo un programma mio come voi, uguale. Allora niente. Quindi senti un po' su Asia, per quello che è tranquillo. Ci invertiamo, passa la cartelletta. Hai detto che vieni che i tuoi primi passi sono stati nel mondo del rap, sì, no? Come ti chiamavi? Tiso e poi Masti. C'è stata l'evoluzione. E poi cosa è successo? Perché ti sei fermato e non hai più portato avanti la carriera? Allora, mi è arrivata la proposta proprio di diventare conduttore e quindi piano piano è andata... Ti sei interessato ad altro? Sì, è andata a scemare un po' la cosa. E questo tuo inizio nel mondo del rap ha in qualche modo, immagino, influenzato poi il tantissimo tuo modo di lavorare? In sì. che modo, secondo te? Ma io già nel bene e nel male, eh? Quando ero un artista già mi immaginavo, oh, il videoclip, voglio fare il video, e mi immaginavo com'era, no, il video. Però nessuno mi faceva questo videoclip. Quindi non ho mai... Ho avuto solo uno da Gaetano Morbioli con Alvaro Vitali nel 2005, mi pare. Bello, sono contento, grazie Gaetano. Poi dopo, cosa mi sono arrivate le canzoni degli artisti, anche oggi? Sai, quando ascolti la canzone immagini già tutto. Forse questo mi ha aiutato, essere già un musicista e fare video musicali può aiutarti tantissimo. Secondo certo. me. Anche sul livello del montaggio, per la ritmica e tutto, no? Uno cerca su YouTube il tuo nome, no? Sì. O su Google stesso, e compaiono alcuni nomi veramente piccoli, tipo associati Julio, al tuo, Snoop Dogg, esatto. Pitbull. Perché? Spiegaci un Perché po'. Ho avuto una bella botta di fortuna su Facebook. Chiamiamola così. Conoscevo un produttore italiano di Roma che ha un partner in America. Sì. Una sera su Facebook stavamo parlando, fammi un video, a un certo punto va in crisi, fa: io c'ho un problema, c'ho Timbaland che non prende l'aereo e devo realizzare un video di Gene Wine featuring Timbaland e Missy Elliott, non so che fare. Io in quel periodo mi stavo guardando la Kinect, però aveva ancora un nome prima, quindi non era ancora uscita al pubblico. Mi sono immaginato, siccome il pezzo si chiamava Get Involved, mi sono immaginato di una ragazza che si faceva coinvolgere all'interno di un videogioco. Quindi eliminavamo direttamente gli artisti, li utilizzavamo come degli avatar, e lei che giocava, e poi alla fine del video veniva integrata nel videogioco. È successo. Gliel'ho raccontata e mi fa: dai, fatti la regia. Ma da Facebook è partito? Da Facebook. Ah, noi su Facebook queste proposte... Te l'ho detto di fare la pagina Facebook, ma te non mi ascolti. E ho fatto
Gino Wine featuring Timbaland e Missy Elliott, Get Involved con Aida Jaspito. Ma Claudio non lavora solamente con, non collabori solamente con artisti stranieri, ma anche con quelli nostrani. Sì, allora sì, ci certo. vediamo questa qui. Allora, abbiamo visto Danny Lahome, Mistaman, il remix di Coolio. Coolio. È stato lui a contattarti o sempre sei andato il produttore? Tu in cerca? No, okay. produttore, lui era stato contratto con un'etichetta italiana di Roma e mi ha chiesto di fare il remake di Gangsta Paradise, onore, perché esatto. è stato un brano degli anni 90, era anche un po' preoccupato. Beh, ma ti è costata cara, no? Ci stai raccontando adesso questa collaborazione. Questa collaborazione. Mi hanno rubato l'attrezzatura mattina. In un locale qua a Milano ho girato, mi giro per parlare col direttore della fotografia, Gianluca Catania, che saluto. Mi giro, Gian, le gelatine, ma dov'è la borsa? Ma sarà su, andiamo su, sparita. Scomparsa. Coolio noto cleptomane. No, ciao, non è colpa ciao, di ciao. Coolio. La giacca piena. Ciao, sto uscendo. Davvero gangsta. Grande, grande. Però ti dico che è stata dura tenerlo sul set. Sì. Abbastanza, lui scappava, andava in giro, cioè non riuscivo a tenerlo. A un certo punto, Coolio gli ha detto: siediti, e siamo girati. In questo caso, questa collaborazione, il concept del video è partito da te o dal produttore? Qua, in questo caso, dal produttore mi ha detto che aveva questa idea. Aveva Coolio che doveva andare a fare delle cose in televisione in Italia. Abbiamo approfittato, abbiamo fatto una cosa semplice. Siamo voluti andare a ricreare quello che già era un video cult. Quindi. Non aveva proprio senso. Sì, te lo chiediamo perché ormai i video musicali sono quasi più importanti dei brani, nel senso che si va su, su YouTube, sì. si dà molta importanza al video che viene associato al brano. Nel mondo del rap sta cambiando qualcosa a livello di tematiche, non so, vediamo sempre i rapper americani con Colanozzi. Sì, con alla base un'ostentazione, donne, no? Sì, esatto, ostentazione sì. del lusso. Stanno arrivando grandi idee, secondo me. Ci sono giovani registi che hanno... Forse qua in Italia che comunque è anche un po' diverso. Secondo me c'è un po' più creatività, no? Quando lavori con gli stranieri, gli americani, a me è capitato di lavorare anche con altri europei o anche con degli arabi, hanno lo stereotipo proprio del lusso, il macchinone. Sì, ma figurati. In Italia invece c'è anche una ricerca. Adesso non dico tutti, neanche i miei, a volte anche i miei sono... Io lo dico penosi, mi autocritico tantissimo. Per quanto riguarda questi simboli? Sì, ma anche quando ci sono gli artisti che vogliono imporre troppo la propria idea, magari non lasciandoti troppo lo spazio. Quando invece hai la possibilità di avere il tuo spazio, essere creativo, puoi andare a discuterne con l'artista e trovare una situazione perfetta, che non sia sempre quello delle ragazze, e la macchina, la villa. E quindi così. L'ultima frontiera qual è? Io ne ho fatti tanti. Facendo tante macchine, tante ragazze, tante catenoni. E tante. Quindi l'ultima frontiera è cercare qualcosa di sperimentare, diverso. Okay. Sperimentare. E secondo me andare anche a guardare i video stranieri di stati proprio lontani. Andare a cercare degli input anche dal Giappone. Io guardo tante cose giapponesi e sono molto avanti. Tu che insomma sei dentro il mondo del rap, sarai abituato anche alle critiche o comunque già solo nelle battaglie che si fanno alla critica diretta. Per, sì. per questa edizione abbiamo uno spazio che si chiama Spazio Haters e sì. vogliamo proporti un gioco. Quindi dai. Lanciamo la sigla. Sigla! Sì. Quindi da insider del mondo del rap, dei video musicali e soprattutto di quello social, sì. adesso ti leggiamo questo tweet che noi abbiamo trovato in rete e ci devi rispondere un po' a tono, vediamo. Mi sa che è cattivo, eh? Fare il regista di un remix di Snoop è come fare il meccanico della bici di Vale Rossi, hashtag bella vita, dicono. Oh, sì. Beh, magari fare il meccanico di magari, Vale Rossi. Magari fare il meccanico della bici di Rossi. In realtà non sono remix fondamentalmente. Sono artisti emergenti che hanno il featuring di Snoop, quindi sono già artisti che andranno a fare hit. Io ho fatto... Ma tu di fronte a questi commenti in rete come ti rapporti? Rispondi? Vi ringrazio, c'è tantissimi hater, make me famous. Alla fine si dice bene o male purché se ne parli, no? Sempre. Okay. Beh, sempre. Noi ti ringraziamo grazie un sacco, ragazzi. Claudio. Grazie mille, in bocca al lupo bocca per lupo. I tuoi prossimi progetti. Hai già qualcosa in ballo? Ho qualcosa di molto grosso in ballo, ma... Ma non puoi svelare nulla, ok. Finger crossed. Ok, bocca al lupo ancora. Noi andiamo avanti con un altro video. Vuoi Mister Props sì. con Waves. E questo era Waves e Mister Props. E abbiamo qua, ho in mano il telefono della redazione, quindi il numero 3428795900. Aspetta, ho detto che ci chiamano. Stavo per dire il mio numero, vabbè, in realtà. Quindi meno male.
registrate e le mandate. È andata malissimo perché qualcuno ci ha mandato un messaggio vocale con il nome, a quanto pare corretto, però noi non ci prendiamo responsabilità, quello che noi chiamavamo... dell'artista del brano No Type. Quindi adesso lo ascoltiamo. Ray Shremord. Quindi Grage Grammord. Ray Shremord. Avete presente? Mi sa che stava dormendo, ragazzi. Con quei dischi che ascoltate al contrario, con i messaggi satanici. Comunque neanche di questo ci prendiamo la responsabilità. No, anche perché non saprei ripronunciarlo, perché non ho capito granché. Però grazie ancora, perché quindi vuol dire che il numero funziona. E noi ci vediamo subito dopo la pubblicità con Fast Animals Slow Kids. Occupai DJ, oggi stiamo parlando della difficile vita da stagisti. Allora, leggiamo un po' di vostre risposte alla domanda del giorno, che è questa. Ti abbiamo chiesto, raccontaci la peggiore esperienza di stage che hai vissuto o che ha vissuto un tuo amico, hashtag vita da stagisti. Voi avete continuato a risponderci. È inutile, qua ridono perché non so introdurre le call. Leggiamo qualche risposta su Facebook, maledette. Simone ci dice: il mio primo stage che sto facendo è davvero drammatico. Orari assurdi, mi danno 150 euro con cui non mi pago né il cibo né i trasporti. Però resisti, Simone, perché magari questo può portare ad un'assunzione. Magari un investimento, eh? Esatto. Sono messi quasi tutti così. Jade dice da Facebook: il mio datore di lavoro era maschio di Milano, addirittura. Non avevo la facoltà di molestare, ma lo faceva e come. Questo malissimo, invece. In questo caso te ne dovresti andare subito. Zero tolleranza, neanche se è il trampolino definitivo della tua vita, zero tolleranza su questo. No. Facebook Maurizio: ho 33 anni, a 28 mi sono iscritto in università, ho finito da poco e trovo solo stage. Ai colloqui mi trattano come se avessi 20 anni. Mi dicono che devo fare esperienza, ma non posso essere pagato. Sto pensando di andare all'estero. Quindi questa fuga di cervelli che c'è sempre dall'Italia, di cui parliamo spesso, speriamo che tu possa trovare qualcosa invece qua nel nostro paese. Ci faccio un'offerta che lui non potrà rifiutare. Ma adesso è quasi il momento di accogliere in studio un gruppo, Fast Animals and Slow Kids, che sono usciti da poco con il loro nuovo album Alaska, e vi diamo qualche dato, perché questi ragazzi sono da tenere d'occhio. 19.000 ascolti solo il primo giorno, ed è stato il brano più ascoltato della settimana su Spotify. Quindi adesso vedremo che cosa ci diranno riguardo a questi dati, ma prima ci ascoltiamo un loro vecchio pezzo che si chiama Cosa ci serve. E questa era Come ci serve, dei Fast Animals and Slow Kids, benvenuti. Premiata come miglior canzone dell'anno scorso dai lettori e dalla redazione di Rock It. Sì. Quindi è un grande traguardo questo, no? Più i numeri che abbiamo dato poco fa. No, è una bomba, un bel periodino. Sì, pensavamo di rimanere in saletta, in sala prova, invece non si sa come stiamo andando in giro. Diciamolo senza modestia, bomba. 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 Sì, diciamo i vostri nomi: Aimone e Alessandro, giusto? Sì, ok, siete due componenti della band. Sì, gli altri due non potevano entrare, però ci mancano, volevamo dirvelo. Ciao, Jack. Se li volete salutare, esatto, la loro sono lì. Ciao amici, siamo famosi. Allora, siete qua perché il 3 di ottobre è uscito il vostro album, Alaska. Sì. E siete soddisfatti per ora del risultato, guardando i risultati che avete ottenuto l'anno scorso? Quindi cosa vi aspettate da quest'anno? No, noi è proprio un periodo splendido, davvero, nel senso ci ritroviamo, cioè inizialmente pensavamo dopo un anno fai uscire subito un altro disco con questo disco precedente che era andato così bene, pensavamo che proprio fosse nel un senso, po' rischioso, sì, proprio per sempre persi nel marasmo musicale. E invece a quanto pare sta piacendo moltissimo, nonostante sia un disco stradisperato. Niente, invece sta andando, quindi felicità. Vede che la vostra disperazione è condivisa. Sì. Esatto, ma magari è proprio un momento di... No, okay, mi dispiace se è condivisa, insomma. No. Le persone, ma perché? Che le persone siano felici. No, meglio per i profitti, però. È vero, è vero, pensiamo ai soldi. Una curiosità, voi quando state registrando un album, no? Soprattutto quando già avete avuto dei feedback da altri album, non è il vostro primo, in fase di lavorazione siete già consapevoli quando qualcosa sta andando bene, perciò che sarà un successo, o già in fase di registrazione siete onesti con voi stessi e magari iniziate a riconoscere che... No. Allora, il concetto del qualcosa che farà successo è veramente, secondo me, aleatorio, nel senso non credo che... Non lo so, a meno che sei bravissimo, non credo che tu abbia il polso della situazione mai per decidere cosa sarà un successo o cosa non lo sarà. Quindi noi in generale andiamo sullo studio con l'idea di fare
tutto ciò che ci piace, cioè nel senso se una cosa non piace a tutte e quattro, via, cassata, famo la prossima. Ecco, era questo che volevo, ho usato la parola improprio, non era avere successo, ma un qualcosa che vi... Sì. Quindi vi siete trovati abbastanza d'accordo, se siete riusciti a produrre un album? Ma considera che sia il disco precedente che questo qua l'abbiamo registrato persi in una casa al confine tra Umbria e Toscana, soltanto noi quattro più il nostro produttore Andrea Marmorini, persi lì mentre uno cucinava la pasta, l'altro registrava la chitarrina, e tutto quanto, cioè quindi insomma tutto quanto in famiglia, quindi è chiaro che ogni roba doveva essere discussa a tavolino. Abbiamo anche molto litigato, in verità. Non è vero, io ho sempre voluto bene. Per allacciarci alla consapevolezza, no, del vostro lavoro mentre lo state facendo, quanto pesano comunque i giudizi altrui e ne avete paura? Allora, sì. Ne ho stra paura e odio chiunque mi critichi, nello specifico a me personalmente, però in ambito musicale abbiamo imparato. Sì, a un certo punto arrivi insomma a fregarti, diciamo, sì, di quello che pensa. Beh, finora la critica è stata dalla vostra parte. Sì, molto sì, dalla c'è vostra stato parte. Qualche commento negativo. Qualcuno invece c'è che, sì, che ci è sfuggito. Sì, no, no, in realtà ce ne sono stati vari, anche. Poi noi comunque abitiamo in una città che si chiama Perugia, che è piccola, dove hai intorno tutti, certo, quanti i tuoi amici, e quindi chiaramente a qualcuno dei tuoi amici farà schifo il tuo disco e quelle sono le critiche peggiori. Quindi ci sono gli haters anche. Ma non sono haters, sono gli amici che ti dicono: ah, stupido, suoni. Finisce così, insomma, non è che. Haters veri e propri fino adesso non è che ne siano capitati. Ma sì, ma perché qualche comunque commento su YouTube sicuramente è successo. Sì, ma alla fine siamo una band relativamente piccola, insomma, quindi non è che se ti affeziona la band e ci viene ad ascoltare, non è che siamo quel fenomeno, diciamo, di massa che lo suscita, odi. Cioè, che non odio. No, non credo che ci debbano odiare. Parlando di critiche di giornali, abbiamo visto che voi su Rock It siete stati gli intervistatori nel caso specifico di Ombu. Sì, sì, sì. E che anzi è venuta fighissimo fuori una discreta un'intervista bella figa. Ma quell'intervista là l'abbiamo fatta mentre eravamo dentro questa casa a registrare, okay, il disco, tra l'altro. Sì. Quindi è ancora più strano, perché io dicevo: ragazzi, che gli chiedo a questi? Tutti quanti a inventarci le domande. Eppure ci sono piaciute le vostre domande. Proprio perché ci sono piaciute, vogliamo ribaltarvele. Anzi, ve le rubiamo, vai, il copyright, e ve le chiediamo a voi. Avete detto che, insomma, credete che ci sia un momento preciso per ascoltare un disco. Sì. Il vostro ultimo disco, Alaska, quando, per quando pensate? Per che momento della giornata o per che momento pensate che sia? Personalmente, perché penso sia una risposta personale, io direi di notte, da soli, e fuori piove o c'è, cioè, non lo so, il tempo peggiore del mondo. Quindi qua a Milano più o meno. Sì, più o meno così. Però notte, quindi. Notte, ok. E non lo so, non hai niente da mangiare, c'è una birra, prendi degli arachidi, ti metti da solo e piangi per ore e bevi la birra. Poi, sempre nell'intervista dicevate di essere orgogliosi della musica italiana e che vorreste esportarla il più possibile all'estero. Siete ancora convinti di questa affermazione? Ma in realtà, guarda, cioè, io penso che chiunque suoni voglia suonare ovunque, no? E quindi magari non limitarsi soltanto all'Italia ed andare dappertutto. Però non so quanto questo sia possibile. Cioè, l'idea, io penso, se tu vuoi suonare ovunque, perché tanto comunque suonare diventa anche andare in giro, scoprire il mondo, viaggiare. E per quanto riguarda il vostro ultimo album, credete possa avere un respiro internazionale? Credo di no, tu che dici? Direi di no. Manco mai. Anche principalmente per via dell'italiano, fondamentalmente. Non l'avete neanche cercato, cioè, quindi, da quanto pare. No, attualmente, diciamo, cerchiamo di Ma visto che siamo in Italia, siamo a Milano con la pioggia, anche se non è di notte, andiamo a vedere un nuovo video estratto proprio dall'album Alaska, come reagire al presente. Nei testi delle vostre canzoni abbiamo visto che si respira un che di generazionale, no? Voi vi sentite rappresentanti di una generazione? Te? Direi che è un peso che non ci vogliamo accollare, in verità. Accollare poi come termine ci piace. Beh, se non altro comunque sì, dei partecipanti in una generazione, perciò. Non so, noi nel senso cantiamo esclusivamente delle stupidaggini della che nostra età, noi, nel insomma, senso della nostra quotidianità, e se poi questo è diciamo in compartecipazione con qualche altra persona, ben venga, nel senso siamo contenti di dividere le nostre esperienze, insomma. Oggi stiamo parlando di stagisti, il tema della puntata è la vita da stagista. Che ruolo secondo voi nella nostra generazione ha lo stagista, o siete stati stagisti? No, in realtà no. In realtà ancora non abbiamo avuto questo onore. Questo onore.
No, che ruolo ha nella nostra società? Io non saprei dirti perché non ho mai fatto personalmente appunto questa esperienza. Dico solo che chiaramente penso un po' come tutte le cose va fatto con criterio, nel senso andare a fare lo stagista sfruttato a 0 euro è chiaramente né formativo né svilire anche la propria professionalità. Prima di tutto, insomma, mantenere un minimo di decoro. Tornando invece alle origini della vostra carriera, voi per il primo album Cavalli avete avuto una collaborazione con Appino, cantante degli Zen Circus. Grande Appi. Voi fareste lo stesso con una band emergente? C'è un nome di una band che vorreste portare avanti, aiutare nel proprio percorso? Adesso, un nome così? Un nome in particolare forse non mi viene, è un po' domanda. Un po', sì. Ce ne sono moltissime. Però forse è la televisione che mi mette in crisi. Però quantomeno sareste disponibili. No, ma quello certo, per forza. Sì, quello sarebbe bello anche. Supportarsi a vicenda forse è per fondamentale. Per forza, è l'insegnamento che ci hanno dato proprio queste band anche più importanti, come per esempio anche i ministri, insomma. Supportare le altre band, dare una mano, perché comunque è crescita per tutti, cioè ci sarà più pubblico che ascolta musica in italiano e che si affeziona ai concerti, quindi per maggior ragione il vostro mondo è un po' una giungla, no? Quindi bisogna cercare di emergere. Sì, questo sì, comunque sia, io credo che anche l'impegno personale e mettersi giù seriamente sul suonare in saletta, quello penso sia proprio la base di tutto, insomma, per far qualcosa. Voi avete composto un brano chiamato Odio Suonare, che parla della difficoltà di essere artisti ai giorni nostri. Adesso vi faccio una domanda a bruciapelo: perché fate musica? No, perché eravamo quattro sfigati, stavamo in casa da soli. Perché ci fa star bene, dai. Sì, ma mettiamola sulla. Quindi è stato un momento di ritrovo fra amici? Ma oltre a quello che sicuramente. Ma sempre di me notte con la pioggia. No, ma secondo me la base forse di fondo anche del far musica, eccetera, eccetera, è cercare di accettarsi, cioè nel senso c'è un minimo di egocentrismo nel fare musica. Forse suoni su un palco, il momento che sei sul palco stai suonando le tue canzoni e sotto le persone cantano con te, quello forse è un modo proprio per sentirti te per primo un pochino più forte, un po' più figo. Allora, il 3 di ottobre è uscito il nuovo album Alaska, quindi a breve, se non sbaglio, il 1 di novembre parte il tour, giusto? Sì. Ok. L'anno scorso avete fatto più di 100 date, c'è un posto dove non vedete l'ora di tornare a suonare? In realtà un po', cioè, ci sono chiaramente un paio di situazioni, magari anche proprio per... Magari a casa, no? Sì, a casa sì, sicuramente. Beh. Infatti iniziamo lì il tour, okay. Ritorniamo a casa in questo locale di Perugia dove è veramente il delirio quel concerto. Sì, ma proprio cazzottoni, gente, cioè, sangue da... Per tutto, Sergio bordello, Leone, bordello. E quella è sicuramente un'altra che non vediamo l'ora di rifare, però per esempio anche qui a Milano è sempre bellissimo, Magnolia, normalmente andiamo là a suonare, è un casino. Ce ne sono tante, tantissime di date, magari anche cose più piccolette in cui però ti ricordi, oh ma Orso, ti ricordi quella data là dove noi siamo arrivati? Anche quindi piccoli palchi, non per forza, i palchi più grandi sono quelli che ricordo con più. Allora, visto che stiamo parlando di posti dove vi siete esibiti, adesso lanciamo un nuovo giochino che si chiama Io qui ci ho suonato. Allora, abbiamo detto che siete stati in tantissimi posti a suonare, vi vogliamo mettere alla prova e vedere se ve li ricordate tutti. Noi ne abbiamo scelti un po', vediamo un po' qualche foto. Memoria fotografica. Partiamo con la prima foto, noi abbiamo tutti i nomi, quindi non potete sgarrare. Questo è... Questo è bello, colorato, sembra un po' piemontese. Esatto, non ci siete voi a suonare, sì, cioè un gruppo di persone. Qui non ci siamo mai stati. Sembra un po', sembra un po' Torino. Officine Corsare. Corsare di Torino. Sì, no, ma era là. Non ci sono mai stati. Era l'altro il palco, però questo è il palchino piccolino. Ci avete fregato, ragazzi. Beh, poi visto con le luci non è fallo, l'hanno visto di sera. Esatto. Andiamo con la prossima immagine. Wow! Ci dico quello degli artisti. Che cacchio dici? Questo siamo già... un locale di Milano. Questo è Trezzo sull'Adda. Ole, bravissimo, Trezzo sull'Adda. Andiamo a vedere la prossima. Concertone. Porca miseria. Questo è il circolo degli artisti. Esatto, questo è il momento dei circoli degli artisti. Sì. E il prossimo? Qui all'improvviso si passa dalla massa. Sono un po' sgranato. Poi mi sono così vicino. Ma questo non è quello a... Un pixel grosso. No.
Questo è a Firenze. A Firenze. Un aiuto a Firenze. È la Flog. Sì. Benissimo. Ma questo anni e anni fa, è bastardissimo. E poi è ultima foto. Ultima foto. Ma qui giocate in casa, direi, quindi... Direi Urban della scritta lassù. Sì, perché si legge là. No, non perché comunque ci stiamo tutti i giorni della nostra vita. Ci sono passato pure io qua all'Urban. Bravissimi. Grazie mille, ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie, cavati alla grande anche col gioco. Quindi abbiamo detto partite da Perugia con il tour. Quante date sono previste più o meno? Per adesso non so il numero preciso, però dal 1° novembre, diciamo, tutti i fine settimana saremo in giro per l'Italia, poi mega locali, quindi... Quindi vi verremo a trovare quando sarete a Milano. Va bene. Noi ricordiamo il vostro album dal 3 ottobre, i Fast Animals and Slow Kids. Ragazzi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie ancora. Noi siamo arrivati in chiusura? Sì. Oh. Ci vediamo domani, che è mercoledì, quindi niente, pensavo fosse l'ultima puntata della settimana. Domani. Hasta luego. Hasta luego.